La mattinata di celebrazioni per la festa della liberazione a Chieti ha fatto tappa nei luoghi simbolo della memoria. Una corona di alloro è stata deposta in Largo Cavallerizza, in Largo Martiri della Libertà, davanti alla lapide in memoria delle vittime teatine e al monumento ai caduti della Villa Comunale, dove si è svolta la celebrazione per le vittime della Resistenza con l'alzabandiera. Un 25 aprile che quest'anno inevitabilmente ci porta a fare dei parallelismi con l'Ucraina che oggi combatte contro un invasore. Noi parliamo di resistenza, parliamo di memoria affinché gli orrori della guerra, le ingiustizie e tutto quello che la guerra comporta non accadano, possano non accadere più, eppure intorno a noi questa esperienza tragica ciclicamente la riviviamo. Questo non significa che i popoli e soprattutto i giovani ricordino quello che è stato e che evitino ulteriori situazioni tragiche come quelle che stiamo vivendo. Quindi un appello alla resistenza, un appello alla memoria, soprattutto per i giovani, affinché alcune cose non capitino più. Il 25 aprile è stato un giorno importante per la nostra storia, che ci ha consegnato un momento di pace. Le generazioni che ci hanno preceduto, a cominciare dai miei nonni, i miei genitori, hanno voluto per noi la pace. Io vorrei così altrettanto per i miei figli, per i miei nipoti, ma il desiderio mio non è il desiderio del prefetto, ovviamente, è il desiderio del comune cittadino. Vorremmo consegnare un mondo di pace. Questa giornata deve far riflettere. Quest'anno Chieti ha dedicato 3 giorni alle celebrazioni del 25 aprile, l'inizio di un percorso della memoria che si ripeterà negli anni a seguire. La nostra città quest'anno ha dimostrato non solo l'appartenenza al popolo italiano, ma ha dimostrato il grosso attaccamento agli ideali di libertà, e questo non può farmi altro che piacere.